Ciao, sono Roberto Foglietta e sto registrando questo video da una pensione per studenti a Londra. Perché dico che sono a Londra? Perché andremo a parlare di software libero. Ma prima ancora di essere software, è libero. Questo significa che possiamo creare un contenuto ovunque noi ci troviamo, quindi anche a Londra, e poi metterlo insieme in qualsiasi posto in cui riusciamo a raggiungere internet. Tanto il software quanto questo video ricadono sotto la protezione del diritto d'autore, anche noto come copyright. Questo garantisce all'autore di disporre della sua opera come meglio crede, incluso difendere i diritti degli utenti, perché in questo modo si garantisce che la sua opera potrà essere massimamente diffusa. In questo momento sto volando sopra la Manica, sulla tratta Londra-Genova. Un volo che dura meno di 2 ore ed è costato 25 euro e 12 centesimi. Più o meno è la stessa durata e lo stesso costo di un Blu-ray disc. Ma com'è possibile che un volo internazionale costi quanto un film? Si chiama monopolio e per scoprire di cosa si tratta dobbiamo tornare indietro all'Inghilterra di circa 3 secoli fa. Con la diffusione della stampa a caratteri mobili era necessario introdurre una legge che permettesse agli autori di poter ottenere un ritorno economico dalle loro opere, con il proposito di aiutare lo sviluppo e l'innovazione della cultura. In un'epoca in cui il mezzo di trasporto più veloce era a vapore, il monopolio così istituito durava solo 14 anni. In seguito è stato progressivamente esteso fino a 70 anni dopo la morte dell'autore, e tale è rimasto nonostante oggi l'informazione viaggi alla velocità della luce. Questo monopolio favorisce principalmente le major piuttosto che gli autori e a causa della sua durata ostacola la creatività e la diffusione della cultura piuttosto che aiutarla. E se invece di comprarlo l'avessi scaricato da internet? Allo stato della legislazione vigente, la condivisione via internet con programmi di peer-to-peer di contenuti coperti dal diritto d'autore comporta il rischio concreto dell'applicazione di una sanzione penale anche gravosa. Forse conviene prendere in considerazione altri modelli di distribuzione. Tu cosa ne pensi? Il software libero è stata una rivelazione per me. Prima pensavo che PC e Windows fossero sinonimi. Come consumatore non mi è stato consentito di conoscere e di scegliere. Dopo il primo entusiasmo ho pensato che Linux fosse solo per utenti esperti, ma una volta configurato sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla sua affidabilità e l'ho scelto per il mio studio. È un sistema operativo libero fatto dagli utenti per gli utenti. Per questo si può scaricare da internet. A pensarci bene, anche Wikipedia è basato sullo stesso principio di condivisione e partecipazione.